Però insieme ai nostri ospiti vorrei leggere alcuni titoli che mi hanno impressionata in questi ultimi giorni. Partiamo dall'ANSA. Preside picchiato per aver sospeso uno studente. Passiamo a Repubblica. A 15 anni sequestrano un uomo e lo torturano per divertirsi. L'Arena, aggressione con macete. E ancora la Repubblica. Porto Torres. Leggete. Prof aggredito in classe da uno studente di 17 anni. È chiaro che c'è un problema. Prego la scheda. Non c'è la scheda? C'è anche un problema con noi. Ne parliamo con i nostri ospiti. Benvenuto ad Andrea Di Consoli. Buon pomeriggio. Alla professoressa Maria Rita Parsi. Buon pomeriggio. Abbiamo letto dei titoli agghiaccianti. L'ultimo, questo qui, professore aggredito in classe da uno studente di 17 anni, mi ha chiuso le mani nella porta. Allora, professoressa, è una... appena si riceve qualcosa, subito si attacca con la violenza. Che cosa si riceve, ti domando, Caterina? Perché è un codice ormai la violenza. Noi viviamo sospesi tra guerre, tra esempi costanti, oltre a quelli cinematografici, televisivi, serie, eccetera. Ma noi viviamo continuamente con un codice che è legato al fatto che la paura diventa talmente forte che la devo passare agli altri. Quindi il far paura è diventato un codice. Il meccanismo di aggregarsi per tirar fuori la rabbia, il senso di oppressione, eccetera, che si prova, è diventato un codice. E il codice però, attenzione, il mondo fuori... cioè tutto quello che noi anche a livello virtuale diciamo mandiamo in onda è qualcosa che poi specularmente questa cosa le però famiglie. Che mi stai dicendo è terribile, cioè parliamo di un codice, no Andrea? Ma è un codice agghiacciante. Ma non è agghiacciante perché noi vediamo i genitori, tanti adulti come si comportano, noi non possiamo, ecco la premessa è questa, non dobbiamo mai dare addosso ai giovani, è chiaro che le responsabilità sono sempre individuali, perché anche un giovane deve chiedersi cosa sto facendo, in che modo io sono in continuità o in discontinuità con quello che fanno. Cioè da 15 anni in poi le domande vanno fatte. Anche perché prima, non sono più 15 anni, anche prima. Anche prima. Cioè a che età dobbiamo cominciare? Cioè una ragazza devono cominciarsi a fare delle domande? 12-13 anni devi cominciare a chiederti il senso del male, il senso del bene, certo. Credo. A 8 anni già distingui. Però qui c'è un problema, nelle famiglie, ma anche nei punti di riferimento di prossimità. La violenza spesso è all'ordine del giorno, la sopraffazione. Ma voi guardate. Ma io gli articoli che ho letto sono terribili, Caterina, no? Partendo dall'ANSA. Ma per capire la violenza basta mettersi nel traffico in macchina. Ecco. E tu capisci esattamente. Tutti gli stress. Purtroppo mi sa che siamo tutti d'accordo. E tu capisci esattamente quanto odio, quanta prevaricazione, quanta frustrazione, quanto bisogno di sopraffazione c'è nelle persone. Bisogno di sopraffazione. Sì, perché la gente è frustrata, perché non si accetta, perché tutti vorrebbero essere. Però Andrea, ricchi, io mi chiedo, forti e bellissime, non lo sono. E poi che cosa? Tutto questo diventa rabbia. Sì, allora. Però dei ragazzi 14, 15, 16, 17 anni, cioè non stiamo parlando degli adulti che hanno dei problemi e hanno un pregresso, parliamo di ragazzi che si stanno preparando alla vita. Caterina, il progresso ce l'hanno. La prima radice educativa, la prima agenzia educativa è la famiglia. Le famiglie sono sempre più disfunzionali. Nessuno educa i genitori a fare i genitori. Quando io dico da anni, e dal 74, nota bene, che bisogna fare l'accademia, l'università della famiglia, non dico università perché si offende l'università, l'accademia della famiglia è formare i genitori. Quando dico che la scuola è al centro e deve essere non un luogo dove tu dai voti, no, deve essere un centro culturale polivalente in ogni... sono 48.000 e pensa aperte dalla mattina alla sera, con interventi che non sono solo quelli curricolari delle materie, sono presenze, presentazioni di libri, sì, però io quando leggo sulla Repubblica, reale. A 15 anni sequestrano un uomo e lo torturano per divertirsi, scusate, quali sono le immagini da cui traggono spunto? O quelle familiari di violenze assistite o patite, oppure quelle che noi veicoliamo, perché non li veicoliamo? Certo. Guarda che film fanno. Se posso fare, scusa Caterina. Sì, volevo mandare il filmato dove racchiude appunto vari atti di violenza proprio di queste ultime settimane.
Un'escalation preoccupante, fatta di violenza e sangue, che ha come protagonisti giovanissimi e adolescenti. A Torino, un 23enne ha perso una gamba per un'aggressione a colpi di macete. L'autore è il 23enne Pietro Costanzia di Castigliole, con la complicità di suo fratello Rocco, che guidava lo scooter dal quale è stata portata l'aggressione. Entrambi sono giovani aristocratici, due conti discendenti da una nobile famiglia piemontese. Dopo due giorni passati a negare le accuse, davanti all'imputazione di tentato omicidio, Pietro ha confessato: non volevo ucciderlo, solo dargli una lezione. Sempre nel torinese, a Rivoli, due quindicenni hanno rapito, legato in una stalla e pestato per quasi 12 ore, un 57enne senza tetto. Tentavano di estorcergli 5.000 euro che l'uomo, secondo loro, avrebbe depositato su un conto corrente. Dopo averlo picchiato e segregato per una notte, il mattino successivo lo hanno accompagnato allo sportello bancario, ma lì un'impiegata ne ha notato i lividi sul volto e ha chiamato i carabinieri, salvandolo da guai peggiori. Al senza tetto hanno rotto la mascella e sfondato le orbite, ma con gli uomini dell'arma i due se la ridevano, per sdrammatizzare, hanno detto. Neanche la scuola è zona franca dalle violenze. A Porto Torres, in Sardegna, un architetto 66enne, docente dell'Istituto Nautico Paglietti, è stato aggredito da un 17enne. Lo studente gli ha schiacciato la mano due volte in una porta, procurandogli una ferita da chiudere con 8 punti di sutura. Il minorenne, poi, ha anche minacciato di fargli incendiare l'auto e addirittura di farlo uccidere. L'ultimo caso di questa recente lista degli orrori è lo sconvolgente caso di Roè Bolciano, vicino a Brescia. Una rissa tra due ragazze a una fermata del bus che degenera in un fatto ancora più grave. Una quindicenne che accoltella una quattordicenne, fortunatamente non in pericolo di vita. Tutto avviene in mezzo a tanti adolescenti che, invece di separarle, riprendono la scena con i telefonini. Sono immagini scioccanti per crudeltà e contesto. In Italia, insomma, abbiamo un nuovo grande problema: la violenza giovanile. Ci ha raggiunto Monica Setta, come sapete, giornalista, che stasera andrà in onda su Rai 2 con il suo Generazione Z. E tra l'altro, Monica, tu hai anche scritto un libro sulla questione giovanile, esatto, dal titolo Figli imperfetti. Ecco, i titoli di giornali, questa scheda, quello che è successo, cosa ci dicono? Ci dicono che i giovani, i ragazzi, e parlo della generazione Z, che va dal 1995 al 2012, perché questa è l'età anagrafica a cui fanno riferimento anche i documenti che stiamo analizzando oggi, i giovani non hanno più il senso del bene e del male. Cioè, la violenza ha talmente permeato le loro vite, i loro modelli sono assolutamente violenti, violenti i modelli dei social, non c'è una cultura della civiltà, della pace, c'è tutto assolutamente esagerato, esasperato, tutto diventa parossistico, quindi non c'è più un senso di equilibrio. Questo è il vero tema. I ragazzi che io ho sentito per il mio libro, Andrea Di Consoli lo sa, sì, perché me lo ha presentato e ancora lo ringrazio, sono ragazzi che davvero non riescono a proprio a discernere tra quello che è il bene e quello che è il male. Sì, ma la violenza è la violenza. Violenza, come è possibile? Ma non lo capiscono, scusami Caterina, non lo capisco. Però, Monica, ma secondo te, sono delle cose terribili. Allora, secondo te, un ragazzo di 17 anni che chiude la mano di un cinquantenne, oppure che lo accoltella, ma come ti permetti proprio nel farlo? Perché, cioè, non ha avuto, secondo me, non ha avuto i fondamentali educativi, e quindi qui entra in campo la famiglia, perché dobbiamo essere, sì, no, non la dobbiamo essere ipocriti. Prima l'ha detto, no, cioè, perché detto, c'è se un problema, no, proprio se familiare. Veniamo in televisione a dire noi siamo tutti assolti, no. Diceva De André, noi siamo tutti coinvolti, a cominciare da noi genitori, perché se poi i figli fanno quello che fanno, un errore nella catena educativa c'è. Allora, ci sarà stato un errore nei genitori, un errore nella scuola, un errore nel territorio. Ecco perché insistiamo affinché esista un patto tra centrali educative, ma un patto serio, un patto di soggetti che marciano dalla stessa parte. Perché se io sono il padre di un figlio violento che tira un pugno al professore, poi torno a casa e dico: figlio mio, hai ragione, il professore ha torto, perché papà mi ha messo 5, in realtà io meritavo 7, aspetta che io vado dal professore e vado a litigare. Questo non va bene. La famiglia deve andare nella stessa direzione della scuola, nella stessa direzione anche delle associazioni. E a proposito della scuola, Daniela Scotto ha provato a capire la realtà che si vive in un contesto scolastico. Siamo andati nella zona di Scampia, no? Se ne parla tanto, quindi siamo andati lì, Daniela Scotto è andata lì, sentite quello che ha raccolto. La
la violenza tra giovani è un tema trasversale che interessa i ragazzi di Scampia, degli altri quartieri di Napoli, delle altre città d'Italia. Questo uso smodato che i ragazzi fanno nei social media è qualcosa che interessa a tutti e che entra e che bombarda i ragazzi. La violenza tra i giovani, ho la sensazione che sia diventato un linguaggio comunicativo, cioè loro, anche l'affettività, anche le cose positive passano attraverso la fisicità, quindi un gesto anche affettivo, esasperato, che diventa violento. Bisogna stare sempre attenti a quello che si dice, a quello che si fa. Io non è che ho paura, però comunque sto più attento magari con chi devo parlare, con chi non devo parlare. Noi li dobbiamo attrarre, dobbiamo mettere davanti a una normalità che sia alternativa a quella della violenza. Finire all'ospedale per questioni inutili, sinceramente, è una cosa stupida. Loro si devono sentire inclusi, ma nel vero senso della parola, immersi in qualcosa che sia alternativo alla violenza, che li interessi e che li faccia stare bene. Io non sono un'amica loro. Bisogna comunque mantenere un ruolo e bisogna essere autorevoli, non autoritari. La violenza è quotidiana, la violenza è anche una madre che tratta in maniera brutta, brusca, un bambino. L'amore manca in tante forme, non solo l'amore di una fidanzata, ma è l'amore della famiglia, l'amore della strada, che li tratta spesso come non andrebbe fatto. Allora, professoressa, i professori quindi hanno perso questa autorevolezza? Allora, l'autorevolezza è bella la parola, perché autorità, autoritarismo è una cosa, autorevolezza è un'altra. Te la guadagni entrando in contatto veramente con i giovani. E oggi non vale più il discorso del voto, ti boccio, eccetera, del giudizio, perché ti stragiudicano. E perché ti stragiudicano? Perché il virtuale è talmente pervasivo che noi vediamo infinità, siamo bombardati quotidianamente, in più mettici il virtuale, da notizie, e detto fra noi, guarda che notizie, volete guardare un telegiornale? Trovatemi una notizia buona alla fine di un telegiornale. Quindi è un discorso di effetto scia, è un codice costantemente rivolto alle guerre, ai soprusi, ai migranti che arrivano e muoiono in mare, a quegli altri che vengono uccisi. Poi ci sono... Allora, se noi non comprendiamo che la mente di queste creature che crescono è una spugna che assorbe, in più c'è la disarmonia profonda, la crisi delle famiglie che sono molto disfunzionali, quindi anche la perdita degli affetti, tante volte crisi familiare. Però prima Monica Setta parlava della famiglia, e durante il filmato Andrea Di Ponzo ha detto: però non tutti i genitori generalizzo, esatto. Anzi, c'ho molte storie virtuose. Nel libro Monica lo fa. Gente, però anche ragazzi, fatemi dire, bravi, una cosa. Messo tra due donne non è massimo, non è facile. No, voglio dire questo, ai ragazzi noi dobbiamo dare attenzione, ai ragazzi noi dobbiamo dare storie, ascolto. Cioè noi dobbiamo anche, io parlo molto con i ragazzi e ne trovo di straordinari, delicati, gentili, vero, generosi, colti, curiosi, vero. E noi dobbiamo, diciamo, dare fiducia ai giovani, perché se noi facciamo un processo ai giovani e ci autoassolviamo, no, lo dico perché la tentazione è sempre molto forte, no? Cioè, voglio dire, quella di tirarsi fuori da questa cosa. Permettimi di dire un fatto: prima Monica diceva una cosa giusta, lo dice anche la professoressa Parsi, cioè l'idea di creare un'alleanza, un patto fra tutte le agenzie educative. Io in questo patto ci metterei anche, e già c'è dentro, la RAI. Spesso si parla della RAI in termini critici, le polemiche, ma la RAI è un presidio straordinario di civiltà, di educazione, di cultura. Bravo. La RAI noi la dobbiamo far amare anche dai giovani. La RAI è Andrea, un presidio. Su questo potremmo parlare molto, perché la vogliamo far parlare dei giovani, ma poi alla fine sembra che parliamo soltanto alle persone anziane, e questo abbiamo tutti i colpi. Apriamo, c'è la pubblicità. I giovani. Ma le apriamo a giovani, appena si apre i giovani hanno paura degli ascolti. Ci vediamo tra due o tre minuti di pubblicità, grazie. No. Ci sarò se tu vorrai. Scuola ancora sotto attacco. È avvenuta sotto gli occhi di un bambino l'ultima aggressione ai danni di un preside ad opera di un genitore. Il dirigente scolastico del San Gabriele di Roma, un istituto paritario della capitale, ha denunciato alla polizia quanto accaduto lo scorso 15 marzo. Dopo aver sospeso un alunno per aver insultato un docente, il dirigente scolastico è stato raggiunto in istituto dal compagno della madre dell'alunno. L'uomo, visibilmente alterato a quanto si è letto da una nota
porta della scuola, avrebbe prima minacciato, poi spintonato il preside fino a farlo cadere. Pietro Letti, 65enne, è stato poi ricoverato in ospedale, dopodiché sono partite le denunce. Chi aggredisce un lavoratore della scuola aggredisce l'istituzione stessa, così il ministro dell'istruzione Valditara, che ha fatto sentire la sua vicinanza al dirigente per il pestaggio avvenuto in presenza del figlio minorenne. Beh, è terribile questa cosa. Allora, al paese, da me si diceva, fattela con quelli migliori di te e fagli le spese. Questa gente ignorante non ha capito che uno che ti insegna qualche cosa lo devi ringraziare. Questo è il frutto di un'ignoranza che è dilagante in alcuni segmenti trasversali della nostra società, retta dal successo, dai soldi, da questo ciarpame, diciamo, di disvalori. Per cui i professori andrebbero trattati con i guanti bianchi da parte dei genitori e da parte dei ragazzi. Sì. Ma come si permettono mascalzoni, invece di ringraziare chi ti insegna la cultura, chi ti insegna la civiltà e il rispetto, a trattarli in questo modo? Le famiglie sono piene di genitori che di fronte a un cattivo voto, a un voto cattivo in condotta, esatto, dicono: dopo domani ci vado a pagare, glielo faccio vedere io. Ma come ti permetti? Devi rispettare chi ha la funzione. Sempre, è sempre contestato, cioè l'istinto è quello di contestare. Ma allora, scusa, tu che parli con questi ragazzi col tuo programma, sì, perché i genitori contestano, non perché sono... questi ragazzi, allora, permettono tutto questo e non accettano? Allora, intanto non sono tutti, e ha ragione, certo, assolutamente Andrea, anzi è una generazione buona di persone che hanno dentro anche molta voglia di fare, però molti sogni. Però c'è una percentuale di violenti. Percentuale di violenti, perché secondo me il modello educativo è un modello di rottura, mentre noi boomers avevamo, no, il rispetto dei professori, diciamo, anzi quasi il sacro, vero Maria Rita? Come il no, sacro, non dico rispetto, ancora di più quasi il sacro terrore, no, di tornare a casa con il voto, magari con un'insufficienza, perché poi i tuoi genitori dicono: ma come, allora non esci più, eccetera. Poi c'è stata una sorta di sganciamento, no, nella generazione successiva alla nostra, per cui i modelli erano quelli dominanti, come dice Andrea, del successo, della bellezza, i social, la dittatura del selfie, tutto quello la che aveva dittatura, la dittatura del selfie, selfie, esatto, cioè tutto, sì, quello che invece bellissimo aveva attinenza con la cultura, lo studio, è entrato in una sorta, non dico di cono d'ombra, ma quasi di una sorta di aura denigratoria, no? Cioè, ma tu che cosa stai a perdere tempo magari sui libri, ecco, sul cartaceo, quando invece ti puoi scaricare guarda, il compito, no, da Wikipedia oppure dal sito web. Io credo che una grande riflessione vada fatta proprio sull'uso dei social, perché sono l'elemento che ha caratterizzato, senti, diciamo, il rapporto social, tra genitori. Però anche da dire che anche grazie ai social network, però, i ragazzi possono anche conoscere delle persone, dei ragazzi dei loro coetanei, possono che invece sono anche delle icone, certo, no? Che lanciano anche dei messaggi positivi. Quindi, appunto, c'è del marcio, ci ma vogliono ci sono delle regole, cose, ci vogliono delle regole. Per esempio, venerdì, scusami, all'uso, sul Mattino di Napoli, tu hai scritto proprio un editoriale dove mettevi in risalto che ci sono degli artisti invece, dei ragazzi giovani, che fanno del bene ai giovani perché lanciano dei messaggi positivi. Abbiamo cercato di ricordare proprio chi sono quelli che danno dei messaggi positivi, tipo Joliet, Big Mama, il nuovo Joliet. Ci sono i trapper, molti dei quali violenti per natura, e anche alcuni influencer possono essere considerati cattivi maestri. Tuttavia, i nuovi idoli di giovani e adolescenti spesso trasmettono, per fortuna, un messaggio positivo. Eccone alcuni. È facile distruggere i più fragili. Big Mama è diventata ancora più popolare dopo Sanremo. Ad appena 24 anni di età ha portato il suo messaggio contro body shaming e bullismo anche alle Nazioni Unite. Da attivista che ha pagato sulla propria pelle la discriminazione, è autorevole messaggera di speranza verso chi è prigioniero della rabbia. Alfa ha soltanto 23 anni, ma già conosce il grande successo. I suoi dischi sono diventati delle hit e si è esibito anche sul palco dell'Ariston, anche insieme a Roberto Vecchioni. Un tempo balbettavo e oggi riempio i palazzetti, ha detto l'artista ligure, cercando di essere di incoraggiamento per gli altri. Non vi chiedo di sognare in grande, ma di sognare di 5 minuti in 5 minuti. Tutte le cose che ho fatto. E poi c'è lui, il 24enne Emanuele Palumbo, in arte Joliet, un vero e proprio idolo per i giovani. Oggi sarà ospitato dall'Università
all'Università Federico II di Napoli, nella sede evocativa di Scampia, un quartiere che sta riscattandosi da un passato faticoso. Nell'Aula Magna risponderà alle curiosità di circa 700 ragazzi che si sono prenotati per assistere all'evento. Gli inviti online all'evento sono andati esauriti in 5 minuti. L'evento ha attirato anche qualche critica, come quella del procuratore di Napoli Nicola Gratteri, che ha difeso la sacralità dell'università, ma per il rettore dell'università Matteo Lorito, il rapper nelle sue canzoni sostiene di abbandonare le armi e condanna la violenza. Per i giovani cresciuti all'ombra delle vele si tratta di messaggi di pace e di speranza, che arrivano da uno di loro, uno che ce l'ha fatta. E a proposito di passione, ovviamente non tutte le nuove generazioni sono solo violenza, ci sono anche molti ragazzi che seguono, insomma, fin da subito delle strade in cui si costruiscono comunità virtuose. E in collegamento c'è noi un parroco, una parrocchia di Genova, che ci ha molto colpito. Lui si chiama Don Roberto Fischer e ha trovato il linguaggio migliore per entrare in connessione con le nuove generazioni. Allora, sei in diretta, Don Roberto, benvenuto alla Volta Buona. Cosa fa Don Roberto? Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio. Allora, Don Roberto... Sono qua in radio, sono. Bravo. Ho capito adesso. Allora, tu sei un prete TikToker, sì. Che qualcuno potrebbe dire, mamma mia, la sacralità della Chiesa come si permette? E invece, grazie a quello che fai, quanti ragazzi ti seguono? Quanti ragazzi riesci a portare in Chiesa? Quanti ragazzi non perdono tempo per strada? Sì, sono tanti e soprattutto tanti mi seguono da dove c'è bisogno di prendersi cura di qualcuno, perché i social sono un mezzo. Qui, come ti dicevo prima, sono in diretta radio dal Gaslini, l'ospedale di Genova dei bambini. E qui tanti ragazzi mi seguono e si prendono cura dei più piccoli, imparano a prendersi cura, a fare quel servizio che poi vince la noia, perché molte volte è la noia che ti porta a fare anche dei gesti assurdi. Vi ricordate i sassi dal cavalcavia? Per noia li lanciavano. Allora, tra l'altro tu fai, sentite, questa è bellissima, tu fai la Fanta benedizione, coinvolgendo i ragazzi a venire con te quando vai a benedire, adesso poi Pasqua, figurati, a benedire le case. E loro cosa ottengono? Perché c'è tutto una cosa, eh? Non c'è più il Fanta Sanremo, ma adesso c'è la Fanta benedizione, noi ti benediciamo proprio, Don Fischer. Spiegacelo un po'. Un sacco di bonus... Sì, sono un sacco di bonus a seconda se la famiglia apre e poi se, bello, seguendo appunto tutti i punteggi, a volte ti aprono con gli occhiali da sole, oppure se ci sono tanti animali domestici. Ed è bello perché, i bambini quando vedono aprire quella porta dicono sì, e l'altro dice wow, che entusiasmo, ma non sanno che dietro c'è qualche piccolo interesse anche. Ma ti offrono anche il caffè? Potrebbe essere un nuovo bonus quello. Qualche bonus. Allora, quanto adesso caffè? Per Pasqua cosa state organizzando? Ora per Pasqua stiamo lavorando a un sepolcro bellissimo fatto con la segatura colorata, e anche lì l'arte quanto può aiutare i giovani a impegnare il proprio tempo. Anche nei percorsi di recupero, nelle comunità, molte volte la musica, la pittura aiutano i ragazzi ad innamorarsi della vita. E questo è il messaggio più bello, ecco. Dice, se tu conosci altre persone come te, segnalacele così noi le faremo conoscere, va bene? E quando termina questa Fanta benedizione ci colleghiamo, così vediamo chi ha vinto con più bonus. Diamo un volto a questi ragazzi. Wow. Buona radio, Lina Graslini, grazie Don Fischer, grazie. Grazie. E ora